Un Pescara che fa sognare i tanti tifosi. Alessandro Plizzari, cominciamo dalla partita di Ferrara. Bella, sofferta, arrivata all'ultimo secondo la vittoria. Diciamo che sì, i tifosi sono stati eccezionali a seguirci in così tanti ed è stata una bellissima partita. Potevamo fare sicuramente molto meglio, prendiamoci questi 3 punti e soprattutto guardiamo ciò che possiamo migliorare all'interno dei 90 minuti. Alessandro Plizzari sta abituando però un po' troppo bene, nel senso ogni partita fai almeno 1-2 parate di livello importante. Ma no, non... sì, diciamo di sì che sto facendo le mie parate, ma non solo io sto facendo cose belle, penso che qualsiasi giocatore che entra in campo del Pescara faccia cose belle, quindi il merito è di tutti, non solo mio, perché la vittoria arriva dal gruppo, non dal singolo, quindi mi fanno piacere i complimenti, ma preferisco che li fanno alla squadra. Era questo Alessandro Plizzari di qualche anno fa considerato l'erede di Donnarumma? Ma ognuno ha il proprio percorso di crescita, come ho detto in passato sono venuto qua per il mio percorso, sono felice di star qua, quest'estate sono voluto rimanere qua, quindi sono tranquillo e sono contento di star qua. Dai. C'è un derby, Pineto, manca poco, si prevede un Adriatico pieno, giocherete fuori casa ma in realtà è solo sulla carta, che partita ti aspetti? Una partita difficile come qualsiasi partita del campionato di Serie C. Quindi l'importante è partire con l'atteggiamento e il carattere giusto, perché quello alla fine fa sempre la differenza, secondo me. L'obiettivo di questa squadra in questo campionato, adesso non ci si può tirare indietro? No, l'obiettivo è, ripeto, giorno dopo giorno migliorare in allenamento. È troppo presto per dire come potrà finire il campionato, quindi penso che l'obiettivo bisogna mettercelo quotidianamente in allenamento e dopo partita. Vediamo così, hai fatto tante parate in questo inizio stagione, mi sai raccontare quella più difficile? Ma diciamo la più difficile è stata quella al 90° contro l'Arezzo, perché è una situazione complicata, sono stato bravo e fortunato a farmi trovare pronto.